Piede santo fin verso sua terra. Oggi è il giorno, madonne e messeri e popolani tutti. Sodono già di lontano tamburi, ma non principiate a temere. Non tamburi di guerra son codesti, ma tamburi di gloria che annunziano a noi l'arrivo del Padre Santo. Disponiamoci adunque ad accogliere in degno modo il Figlio più illustre. Convengono qui a ciò fare, primi tra tutti, li confratelli della frataria, uomini abbienti che hanno udito parole di Pietro e votato a loro stessi a carità. Celato hanno il volto, che carità si faccia non per vanagloria, ma per nobile spirito d'amore di Dio. D'attesa di tornare a vedere loro congiunto più caro, viene ora lo frate suo Nicola d'Angelerio e i nipoti di esso papa Guglielmo e Pietro, i figli d'un fratello che non è più desto mondo. Thank you.
Bisernia ha chiamato ad accogliere il Papa tutti i suoi figli migliori, che in Napoli e in altre magnifiche regge e castella portarono loro scienza ed altissimo intelletto. Adunque giunge lo signore Giovanni Bisernia, soprintendente alle reali fabbriche, palazzi e castelli. Bisernia, illustrissimo precettore della milizia degli Templari di Capua. Signore Filippo Bisernia, reale consigliere e lettore della cattedra del civile diritto in Napoli. Appresso Corrado Bisernia, giudice imperiale. E tanco Rampino Bisernia, giudice imperiale purisso. Mirate quante nobili menti Bisernia dà allo mondo. Ecco Alferio Bisernia, giudice di corte imperiale e consigliere della nostra maestà Re Carlo II d'Angiò. Riconoscete tutti lo nobile ed illustrissimo signore Andrea Bisernia, ch'ora s'appressa, giudice della gran corte e maestro razionale, lo quale si tiene in conto di monarca de iure, sommo uomo de lettere et de scienze. Accedono qui gli illustrissimi governanti, scortato dallo capitano del popolo, ecco messeri e madonne, chi regge la città di Bisernia in conto del re Carlo, lo regio governatore e giudice di Bagliva, s'avanzi!
illustrissimo signore Nicolò Caracciolo, giustiziere della terra di Molise e della terra di lavoro. Ora che le illustrissime signorie sono unite in così nobile ed altissimo consesso, Isernia si dispone a salutare come si conviene lo suo Papa Santo. In terra d'Abruzzo ulteriore, Pietro si compiacque di glorificare il Signore edificando la magnifica Basilica di Santa Maria in Collemaggio, nella quale egli stesso intese assurgere al rango di pastore della Chiesa. Orso un 47 die, lo giorno 29 del mese di agosto. In quegli stesso luogo, lo Papa, con sua bolla, volle invocare per i suoi figli la perdonanza divina e insegnare ai cristiani come la via del pentimento rechi la mercede dell'indulgenza di Dio. Ecco adunque che, discorta al Papa nostro dalla confratella città di Aquila, giunsero quivi con tamburi, trombe e vessilli a rendere onore a Celestino Papa. Certamente a lui più cari, i confratelli della Orto Santi Spiritus de Morrone. Pietro stesso, per il consesso dello Papa Urbano e di Gregorio Papa Poscia, unì in congregazione gli frati che con esso dividevano preghiera e vita grama in sul monte della Maiella e di poi in sul Morrone.
e Celestino stesso, fatto papa, orso manco 20 die, gli die confirmazione con sua bulla. Ecco, li frati sbucano alla porta coi maggiorenti loro. Rainaldo da Rivonegro, lo padre generale dell'ordine degli frati, e Fra Placido, procuratore generale di essa congregazione. Giunge anco Fra Alessandro, priore dello monastero dello Santo Spirito, che Pietro Angeleri stesso, al tempo che era tutto dedicato alla preghiera del Signore, volle innalzare in sua città, onde celebrare la magnificenza dello Spirito Santo di Dio. Cardinali dello Sacro Collegio, cui menti Spirito di Dio allumò a ciò che erigessero Celestino al solito. Uno per uno s'avanzano e uno per uno li conoscerete per i quali che si sono. Diacono di Sant'Eustachio.
ed ora che i principi di nostra Santa Chiesa sono transitati, li vessilli nunziano che è prossimo il sovrano. Viaggio del sovrano giunge anche il di lui figlio, lo nobile Carlo Martello, cavaliere, principe di Salerno e re d'Ungheria. Degnamente rendi omaggio, popolo, allo sovrano nostro e suo nobile erede. Due croci ora vincono l'orizzonte della porta alta. Sono esse croci magnificamente istoriate d'argento e d'oro. Molte splendenti pietre l'adorna e smalti e figure e vezzi assai. Sono esse i segni che lo vicario di Cristo è prossimo a venire e le croci lo annunzia. Che di Papa Celestino è il segno, con lo lione in centro dello campo, che è simbolo di forza, di comando, di coraggio e di magnanimo, che son di Celestino Papa degni. Con esso vessillo giunge alla porta lo nobilissimo signore Bartolomeo di Capua, fiore consulto, logoteta, gran pronototario e consigliere primo dello Papa nostro. Giunge e lo giungere suo è segno che anche dello Papa Santo lo giungere è prossimo.
di Isernia, giacché si appresta il passo di Celestino a imprimere ancora sua orma in sulla terra che gli fu natia, che accolse i passi di Pietro Fanciullo, nel cui acerbo cuore nostro Signore già infuse sua grazia, recando a noi il dono di sua fratellanza. Questa terra di Isernia, consacrata dai tuoi passi, ti accolga, Padre Santo, e ti preservi in eterno il suo ricorso e suo amore. Lo core è fatto tenero al vedere come fondo e sincero sia amor che stringe Papa Celestino a parenti suoi più cari, e lacrime calde d'affetto spuntano agli occhi copiose. Impero che asciughiamo nostri occhi, cora Isernia saluta Celestino con parola dell'illustrissimo governatore regio e giudice d'esta Bagliva.